Ci sono gli operai che continuano a lavorare così come è stato in questo anno e mezzo, dall'inizio dei lavori di ricostruzione iniziati lo scorso aprile. Operai che lavorano senza sosta per il cantiere che è aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Qui, dopo 720 giorni dal crollo di Ponte Morandi il 14 agosto che causò la morte di 43 persone, lunedì 3 agosto alle 18:30 verrà inaugurata questa nuova infrastruttura, questo nuovo viadotto. Verrà proprio inaugurato con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà a Genova e proprio qui sulla corsia a mare all'altezza più o meno della Pila 7, quindi a metà del viadotto ci sarà il taglio del nastro. Proprio la sua auto sarà la prima auto a passare sul nuovo viadotto. Come si svolgerà la giornata? Intanto l'orario dell'inaugurazione di lunedì è fissato per le 18:30, quando ci sarà proprio una zona a metà del ponte all'altezza della Pila 7 dedicata al taglio del nastro. Lì ci sarà poi nei pressi una zona dedicata ai giornalisti, mentre invece i 500 ospiti che sono attesi, tra cui ovviamente anche le maestranze che hanno lavorato, saranno posizionati nella carreggiata a monte. Sarà un'inaugurazione ovviamente seguendo le regole anti-Covid e quindi anche per questo le persone che potranno partecipare saranno decisamente meno. Un'inaugurazione quindi che cerca di ricucire anche simbolicamente, anche visivamente, quello che si è spezzato quella mattina alle 11:36 del 14 agosto, quando lo abbiamo visto tutti, ce lo ricordiamo, le immagini uscendo appunto dalla curva e poi andando verso Genova, insomma, le auto hanno trovato il vuoto, non hanno più trovato l'asfalto e sono crollate. Qualche dato in più per quanto riguarda questo ponte, lungo 1067 metri, un disegno dell'architetto genovese Renzo Piano che lo ha sempre descritto come una nave, come un ponte che doveva essere bello e che doveva durare 1000 anni. Un ponte che anche nelle 18 pile è caratterizzato dall'essere, dal cercare di essere il meno impattante possibile. Queste sono le immagini di Roberto Gnecco che vi fanno vedere anche il gasometro. Sappiamo che ci sono diciamo, molte polemiche anche su quell'opera. La sensazione, stando qui per la prima volta su questo ponte, oltre ovviamente alle gambe che tremano nel ricordo delle 43 vittime, è comunque quella di vedere realizzata un'infrastruttura in meno di un anno e mezzo, da quando le operazioni e da quando i lavori per la ricostruzione sono iniziati.